In un'epoca di grande fermento politico e culturale, ma anche di intrighi e corruzione, nasce un uomo destinato a diventare un genio leggendario, Leonardo da Vinci. Brillante e poliedrico, fu pittore e scultore, architetto e ingegnere, matematico e anatomista, ma anche musicista e inventore. Fu uno dei maggiori artefici del Rinascimento e una delle più grandi menti di tutti i tempi. Dotato di un'intelligenza senza pari e di una grande sete di sapere, riuscì ad acquisire da autodidatta un'immensa cultura. Si fece largo in un'epoca di instabilità e incertezza, scrivendo pagine importanti nella scienza e nell'arte. La sua eredità è di inestimabile valore non solo per l'Italia, ma per il mondo intero. Il genio di Leonardo rimarrà nei secoli. Durante il Medioevo, Costantinopoli, capitale dell'Impero Bizantino, era una città ricca e fiorente. Ma nel 1453, dopo un violento assedio, cadde nelle mani dei turchi guidati da Maometto II, il conquistatore. Papa Pio II, sconvolto per la caduta di Costantinopoli, sottolineò la drammaticità dell'evento in una serie di lettere spedite in tutta Europa. Il tracollo dell'impero bizantino sembrava segnare la fine della civiltà stessa, ma in realtà si assistette a una vera e propria rinascita dell'Occidente. La cultura europea fece grandi passi avanti, dando un taglio netto al passato. Per i bizantini e la cultura ecclesiastica medievale, Dio era il centro e il significato ultimo di tutto. Nel XV secolo si fece largo una corrente nuova e forte, l'umanesimo, che concentrò l'attenzione sull'uomo e su nuovi esperimenti in campo scientifico. La cultura ecclesiastica medievale si era concentrata sullo studio della teologia e della filosofia divina. Con l'umanesimo venne trasferita l'attenzione sull'uomo e si svilupparono discipline come la biologia, la zoologia e l'antropologia. Nelle città-stato italiane l'umanesimo si tradusse in un grande fermento culturale, in un'esplosione di idee, invenzioni e scoperte che segneranno l'inizio di una nuova epoca, il Rinascimento. Per una mente davvero brillante, era il periodo ideale in cui vivere. Nel paesino di Vinci, nella campagna fiorentina, un giovane affascinato dai misteri della natura iniziò a studiare il mondo attorno a sé. All'epoca si raccontava che il ragazzo fosse in grado di scovare ogni tipo di animali, piante e insetti. Il giovane Leonardo aveva una posizione sociale piuttosto incerta. Infatti era il figlio illegittimo di un rispettabile notaio e di una donna di origini contadine. Leonardo visse nella casa paterna, mentre la madre fu costretta a sposare un uomo del suo stesso rango. Poco dopo la nascita di Leonardo, la donna sposò un contadino del luogo, conosciuto dai più come l'attaccabrighe per il suo carattere irascibile e violento. Molto probabilmente continuarono a vivere nella zona. Leonardo avrebbe potuto conoscere facilmente la madre, ma si presume che la sua famiglia abbia cercato di tenerlo lontano da gente di classe inferiore. Il giovane Leonardo visse un'infanzia felice con il padre e la matrigna, ma la sua condizione di figlio illegittimo gli precludeva molte strade. Leonardo era un figlio di seconda classe. Gli eredi legittimi avrebbero ereditato i beni di famiglia e seguito le orme paterne in campo professionale, mentre lui sarebbe stato escluso da tutto questo. Leonardo! Sì? Torna a casa, immediatamente.
Ma perché devi sempre fare di tutto un gioco? Come figlio illegittimo, non poteva far uso del cognome paterno. Per questo è universalmente conosciuto come Leonardo da Vinci. I genitori, poi, non si preoccuparono molto della sua istruzione. All'epoca non doveva essere facile portare sulle spalle il peso dell'illegittimità. I figli illegittimi erano svantaggiati. Molte professioni erano loro precluse e spesso erano considerati individui di poco valore. Leonardo sapeva di essere un figlio illegittimo, ma riuscì ad affrontare questa scomoda situazione con carattere e determinazione. La grande forza d'animo fu una dote essenziale per il suo processo di crescita come uomo e come artista. Leonardo era poco più che un ragazzo quando si trasferì a Firenze con la famiglia. In questa città ricca di opere d'arte e di fiorenti commerci e centro di delicati equilibri politici, il suo destino si intrecciò a quello della potente famiglia de' Medici. I Medici erano i signori di Firenze. Possedevano la banca più importante della città. Anche se la città era formalmente una repubblica, di fatto la signoria Medicea governava con pieni poteri. I Medici erano i mecenati più illustri di Firenze. Tuttavia, fin dall'inizio della loro ascesa, dovettero fare i conti con agguerrite famiglie rivali e non mancarono episodi di violenza e spargimenti di sangue. La posta in gioco era il controllo della città. In epoca rinascimentale, gli omicidi, gli intrighi e le cospirazioni erano all'ordine del giorno. Il rischio di essere eliminati dalla scena pubblica era molto alto. L'interesse è quello che abbiamo già discusso. E allora onoratelo col vostro sigillo. I membri delle famiglie più in vista temevano di essere uccisi. Cercavano di difendersi con ogni mezzo. Era frequente l'uso del veleno per far fuori gli avversari. In un sistema sociale del genere in cui regnava la paura, il sospetto alimentò spesso metodi di giustizia cruenti. Ogni forma di denuncia, privata o pubblica, poteva essere resa nota grazie al tamburo, una cassetta in cui l'accusatore poteva riporre querele e denunce mantenendo segreto il proprio nome. Questo strumento gettò un'ombra sinistra sul futuro di Leonardo. Su ogni nome fatto, le autorità indagavano a fondo e i colpevoli venivano puniti severamente. Spesso, però, accadeva che anche degli innocenti venissero ingiustamente condannati. A Firenze, come in molte altre città, le pubbliche esecuzioni erano all'ordine del giorno. Leonardo visse in un periodo in cui chi apparteneva ai ceti più bassi aveva scarso valore sociale. La sua condizione di figlio illegittimo lo relegava a un rango inferiore, dal quale avrebbe potuto elevarsi, per esempio, entrando a far parte di una corporazione. A Firenze le corporazioni avevano assunto un'importanza fondamentale. Nate sul finire del 200, riunivano gli artigiani che praticavano lo stesso mestiere. Per i figli illegittimi come Leonardo, era difficile entrare a far parte di una corporazione. Leonardo imparò a leggere e a scrivere da autodidatta. Non conosceva quindi il latino, la lingua ufficiale delle università e dei dotti. Ciò nonostante, riuscì ad emergere. Leonardo sapeva che per lui sarebbe stato estremamente difficile entrare a far parte di una corporazione. La sua unica speranza era riposta nel suo stesso talento e nell'aiuto di un amico paterno. Tu devi essere Leonardo. Ti stavo aspettando. Tuo padre pensa che tu abbia del talento. Nel 1469, all'età di 17 anni, Leonardo da Vinci fece il suo ingresso nella bottega di Andrea del Verrocchio, rinomato artista fiorentino.
A quei tempi era importante avere le conoscenze giuste per farsi strada. Non potendo avviare Leonardo alla propria attività lavorativa, il padre decise di mandarlo a bottega da un suo conoscente. Il Verrocchio accettò di buon grado di prendere il giovane Da Vinci come apprendista e di insegnargli il mestiere che un giorno gli avrebbe consentito di essere ammesso in una corporazione. Grazie al lavoro svolto presso la bottega, Leonardo comprese lo stretto legame tra arte e potere. I medici, infatti, commissionavano spesso opere al Verrocchio. Il Verrocchio era un pittore e scultore molto noto nella Firenze di fine 400. Iniziando a lavorare come apprendista, Leonardo capì che poteva riscattarsi dalla sua condizione di figlio illegittimo. Il suo carattere forte e determinato gli permise di andare avanti a testa alta e di realizzare i propri obiettivi nonostante le difficoltà. In quei tempi, però, la situazione politica di Firenze cominciò a complicarsi. Piero de' Medici, padre di Lorenzo il Magnifico, stava morendo e i suoi nemici erano pronti a sottrarre il potere, il denaro e il controllo della città dalle mani della famiglia. Piero, ti senti un po' meglio? Adesso solo la morte mi può dare conforto. Le enormi ricchezze e il grande prestigio dei medici erano in pericolo. Qualcuno, infatti, stava tramando alle loro spalle. Durante il governo di Piero de' Medici, la famiglia più importante di Firenze aveva perso autorità. Alla morte di Piero, il controllo della città passò nelle mani dei suoi due figli, Giuliano e Lorenzo. Fu Lorenzo, il primogenito, a ereditare tutto il suo potere e anche i suoi nemici. I Pazzi, infatti, una famiglia di banchieri rivali della signoria, iniziarono a progettare una congiura contro di lui. Questa è la mia ultima volontà per te, Lorenzo. Devi guidare questa casata e guidare Firenze. Nessun altro può farlo. Devi stare attento, molto attento. Il potere della città era gestito da alcune grandi famiglie che spesso erano in lotta fra loro. Tra i nemici dei Medici c'era la famiglia dei Pazzi, di origini nobili. Erano dopo i Medici i più ricchi di Firenze. Lorenzo, ereditato il governo della città, escluse i membri della famiglia rivale da ogni incarico governativo. L'obiettivo principale dei Pazzi era di sottrarre il potere ai Medici. Perciò organizzarono un complotto con l'appoggio di influenti personaggi politici. Il giovane Da Vinci era all'oscuro di quanto stava avvenendo a Firenze. E certamente non poteva sapere che i Medici sarebbero diventati determinanti per la sua carriera artistica. Leonardo, agli inizi del suo apprendistato, cercò sempre di mettere a buon frutto gli insegnamenti del Verrocchio. Imparava in fretta ed era molto esigente con se stesso. Sì, come ferro s'arrugginisce senza esercizio, così lo ingegno senza esercizio si guasta. La bottega del Verrocchio era attiva in tutti gli ambiti artistici, dalla pittura alla scultura, dall'oreficeria all'architettura. Era veramente una fucina in cui venivano realizzati dipinti su tela e su ceramica. Si scolpiva il marmo per realizzare sculture e si lavorava il bronzo anche per la fusione di cannoni e campane. Leonardo, ancora apprendista, assistette al grandioso progetto a cui il suo maestro lavorava da tempo. Il Verrocchio aveva ricevuto l'incarico di realizzare una grande sfera dorata da porre in cima al cono di marmo che sovrastava la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Saranno 2 tonnellate di rame dorato e deve essere bilanciata alla perfezione. Ma come, maestro? La sfera del Verrocchio era in rame dorato e pesava 2 tonnellate.
Il sistema per issarla sulla cima del Duomo di Firenze era veramente complesso e ingegnoso. Per issare la sfera erano necessarie notevoli competenze tecnico-ingegneristiche e non solo artistiche. Fu in questa occasione che il Verrocchio ebbe modo di constatare di quale straordinario ingegno fosse dotato il suo allievo. Leonardo perfezionò alcune macchine già progettate da Brunelleschi per la costruzione della cupola. Il suo congegno era in grado di sollevare oggetti pesanti diverse tonnellate. Questo primo progetto di ingegneria meccanica influì in modo rilevante sulle sue future invenzioni. Il suo talento gli aprì le innumerevoli strade della vita. Infatti, grazie all'apprendistato presso il Verrocchio, poté frequentare le più importanti corti italiane a cui solo i migliori artisti potevano accedere. Ad esempio, fu invitato insieme al maestro e agli altri apprendisti al Palazzo Mediceo. I signori di Firenze, infatti, avevano commissionato ad Andrea del Verrocchio alcune opere per accogliere in grande stile il Duca di Milano. Il Vasari descrisse così le capacità di Leonardo. Stupì Andrea nel vedere il grandissimo principio di Leonardo. Non solo esercitò una professione, ma tutte quelle ove il disegno si interveniva. Leonardo, portalo a me! Nella fastosa dimora dei Medici, gli allievi rimasero allibiti di fronte a tanto lusso e splendore, segni inconfondibili della ricchezza e del potere della famiglia. Il tanto atteso e celebrato arrivo del Duca di Milano fu fonte di ispirazione per Leonardo. Il giovane artista era tra la folla esultante che accolse il Duca di Milano. Venne a sapere che il Duca era riuscito a diventare il signore della città, benché suo padre, Francesco Sforza, fosse un figlio illegittimo. Il nome Sforza derivava dal soprannome del fondatore della casata, Muzio Attendolo, chiamato Sforza per la sua grande prestanza fisica. Abile capitano di ventura della Romagna al servizio dei re Angioini di Napoli, la sua discendenza conquistò il potere su Milano. Leonardo ammirava la storia dei signori di Milano. Francesco Sforza aveva superato l'ostacolo dell'illegittimità acquisendo enormi poteri e guadagnando la stima dei sudditi. Così anche l'aspirante artista fiorentino poteva ambire a grandi successi. Si diceva che Leonardo fosse un uomo affascinante e che prestasse molta importanza al suo aspetto. Si racconta che fosse anche molto forte, tanto da piegare un ferro di cavallo a mani nude. Leonardo piaceva a tutti. Risultava irresistibile anche grazie alle sue doti di brillante conversatore. Stando al Vasari, il suo ingegno e le sue numerose qualità lo rendevano addirittura divino, aggettivo riferito spesso anche alle sue opere. All'epoca dell'arrivo del Duca di Milano a Firenze, il giovane Da Vinci non poteva immaginare che il suo destino avesse in serbo per lui un importante sodalizio con gli Sforza. Il suo talento e carisma l'avrebbero condotto verso la vita agiata di corte. Nel 1472 Leonardo terminò il suo apprendistato e all'età di 20 anni entrò a far parte della Compagnia dei Pittori di Firenze, detta anche Compagnia di San Luca. Un artista autonomo e indipendente, in grado di poter scegliere le commissioni delle opere che preferiva. Tuttavia decise di rimanere presso la bottega del Verrocchio. I motivi della sua scelta ancora oggi sono sconosciuti. Probabilmente rimase per la lealtà che lo legava al maestro, oppure perché si sentiva ancora insicuro. Forse Leonardo non sentiva il bisogno di aprire una sua bottega. Inoltre è probabile che non disponesse del denaro necessario. Usa un tocco leggerissimo qui, Leonardo. Leggerissimo. Molte delle opere commissionate al Verrocchio erano realizzate con l'aiuto di Leonardo, che fu un allievo esemplare fin dall'inizio. Era volenteroso e servizievole, due qualità che arricchivano il suo talento naturale per l'arte. Presto, il giovane artista divenne famoso per la sua bravura in tutta Firenze e riuscì a farsi notare perfino dai Medici. I Medici si accorsero subito che Leonardo aveva delle doti eccezionali.
Le sue opere erano considerate da molti dei veri e propri capolavori e in effetti il giovane artista era riuscito a superare non soltanto gli altri allievi, ma anche il suo maestro. Leonardo collaborò con il suo maestro e altri allievi alla realizzazione di un importante dipinto, Il Battesimo di Cristo. In questo quadro, ora conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze, si riconosce chiaramente la mano di Leonardo nella figura dell'angelo inginocchiato a sinistra e nel paesaggio sullo sfondo. La leggenda narra che il Verrocchio, dopo aver visto l'angelo del suo talentuoso apprendista, non volle più toccare un pennello. Tuttavia, in alcuni scritti, Leonardo continuava a considerarsi un pittore mediocre. La morbidezza delle forme e la delicatezza dei contorni tracciati da Leonardo contrastano con le linee dure e rigidamente squadrate del resto del quadro. Con uno sguardo attento si distingue subito l'impronta vinciana. Leonardo aveva la straordinaria capacità di trasmettere l'idea del movimento. Nel Battesimo di Cristo, ad esempio, si può quasi percepire il lieve ondeggiare dei riccioli dorati dell'angelo. Paradossalmente, riusciva a far trasparire da qualcosa di statico, come una figura dipinta, tutta la dinamicità del reale. Le doti uniche permisero a Leonardo di farsi strada rapidamente e di ottenere un enorme successo. Ma gli causarono anche molte antipatie. Il suo talento suscitò l'invidia di molti. Alcuni cercarono persino di infangare il suo nome per fargli perdere il prestigio che si era tanto faticosamente guadagnato. Quando Leonardo da Vinci cominciò ad affermarsi come artista all'età di 24 anni, la sua condizione di figlio illegittimo divenne solo un lontano ricordo. Il suo talento gli permise di avvicinarsi alla vita delle corti più importanti di Firenze. A quell'epoca, la città viveva un periodo di grande splendore culturale e artistico. Firenze era un polo d'attrazione per molti artisti. C'era una forte competitività e ognuno di loro cercava di ottenere le commissioni più prestigiose. Nella bottega del Verrocchio, la costante sperimentazione delle diverse tecniche pittoriche e dell'utilizzo dei colori permise a Leonardo di migliorare sempre più. Egli era consapevole che i suoi rivali avevano dalla loro parte una cultura più vasta, perciò lavorava con impegno per non essere da meno. Nei suoi scritti si definiva Homo senza lettere, poiché non conosceva il latino, ma non lo viveva come uno svantaggio. Infatti, sosteneva che la più grande maestra fosse l'esperienza e non la parola. Aveva un'erudizione da autodidatta. Essendo convinto che il suo sapere derivasse in gran parte dall'esperienza, non si accontentava dei libri, ma eseguiva continue ricerche ed esperimenti. Per lui il primo contatto con la verità si può avere con l'analisi dei fenomeni naturali, a cui egli stesso prestava molta attenzione. Leonardo era dotato di una sensibilità fuori dal comune. Aveva un grande rispetto per gli animali e rifiutava di mangiare carne perché sosteneva di non voler essere la tomba di altre creature. Guardava alla natura con reverenza e timore, ne ammirava infatti la perfezione e rispettava i suoi impenetrabili misteri. Fin da giovane si dedicò all'osservazione dei fenomeni naturali. Si interessò al movimento delle nubi, dell'acqua e a quel meccanismo segreto che permetteva agli uccelli di volare. Per Leonardo, l'essenza stessa della vita era racchiusa negli elementi della natura, che divennero i protagonisti di innumerevoli schizzi e disegni. L'enorme successo dei suoi studi gli procurò risentimento, inimicizie e invidie. La natura umana, infatti, si rivelò molto infida nei suoi confronti, ma egli non si lasciò influenzare e si dedicò con fervore a nuovi esperimenti. Studiò i fenomeni riguardanti la luce e l'ombra, osservando come la luce di alcune candele si proiettava su appositi teli. Inoltre, cercò di capire ciò che avveniva nell'occhio umano. I suoi scritti testimoniano l'importanza che riservava a simili studi ed esperimenti. È la natura che crea luce e ombra. Solamente attraverso gli occhi l'uomo è in grado di osservare e comprendere i fenomeni naturali. Per gli esperimenti sulla luce, Leonardo utilizzava alcune candele poste davanti a un telo bianco. Le spostava in diversi punti e osservava come si comportavano le ombre.
Ripeteva l'esperimento più volte. I giochi di luce e ombra, alla base della tecnica del chiaroscuro, furono determinanti in molti dei suoi dipinti. Nel 1476 accadde però un fatto molto grave. Leonardo fu denunciato dai suoi nemici, astiosi e invidiosi, alle guardie di Firenze. Messer Leonardo da Vinci, siamo delle guardie notturne. Siete stato accusato di crimini contro Dio. Dovete venire con noi. Venne presentata una denuncia anonima contro Leonardo per il reato di sodomia. Secondo l'accusatore, l'artista aveva abusato del 17enne Jacopo Saltarelli. La sodomia era considerata un crimine molto grave nella Firenze del Rinascimento e come tale era punita dalla legge. La pena prevista in simili casi era la pubblica esecuzione sul rogo. L'umiliazione fu enorme. Leonardo fu talmente scosso da questo episodio che nei suoi appunti scrisse che nulla era da temere più di una reputazione macchiata. Andò in crisi. Si era dato tanto da fare per emergere come artista e ora sarebbe stato guardato con sospetto. Temeva che la sua carriera sarebbe stata rovinata per sempre. Leonardo però non subì alcun processo. L'accusa cadde perché gli accusatori rimasero nell'anonimato e non vi furono né testimoni né prove. Probabilmente si trattò di una calunnia architettata ai danni dell'artista e il nome dei responsabili è tuttora sconosciuto. Questo fu solo l'inizio di un periodo buio e tormentato. A Firenze, infatti, si aggirava lo spettro di una grave crisi politica e i Medici ne furono direttamente coinvolti. Gli interessi di Lorenzo de' Medici per la città di Imola, a quell'epoca in mano agli Sforza, attirarono le ostilità del pontefice nei confronti della signoria medicea. Papa Sisto IV voleva allargare i confini del suo già vasto regno. Dopo aver ottenuto Imola, affidò il controllo della città al nipote Girolamo Riario, strinse un'alleanza con il regno di Napoli e affidò l'amministrazione del tesoro della Santa Sede alla famiglia dei Pazzi, acerrimi nemici del Magnifico, desiderosi di rovesciare la signoria. Io, Francesco de' Pazzi, presterò a voi i soldi necessari ad estendere le terre papali. Il Papa, Girolamo Riario e Francesco de' Pazzi prepararono così un complotto ai danni dei Medici. L'obiettivo era quello di liberarsi della loro potente dinastia definitivamente. Esisteva da tempo un'accesa rivalità tra il casato dei Medici e quello dei Pazzi. Entrambi potevano vantare grandi ricchezze, fama e prestigio. I Pazzi poi erano stati estromessi dall'amministrazione cittadina. Tutto questo creò odio e risentimento che diedero origine a una violenza inaudita in tutta Firenze. Il 26 aprile del 1478, nel giorno di Pasqua, i Medici fecero il loro ingresso in Santa Maria del Fiore per prendere i loro consueti posti e ascoltare la messa. Certamente non sospettavano che tra i banchi riservati ai Pazzi si trovasse un sicario pronto a entrare in azione. All'improvviso scattò la congiura. Giuliano de' Medici fu trovato in una pozza di sangue sul pavimento del Duomo, colpito a morte con 19 coltellate. Lorenzo, invece, riuscì fortunosamente a salvarsi, rifugiandosi in sacrestia. Con il Papa dalla loro, i Pazzi pensavano di uscire indenni dalle conseguenze di una così grave cospirazione politica. Ma si sbagliarono. I sostenitori dei Medici non persero tempo e sedarono la rivolta dei Pazzi soffocandola nel sangue. Il contrattacco di Lorenzo fu immediato e cruento. Quella dei Medici fu una duplice vendetta, privata perché contro una famiglia nemica,
pubblica in quanto i Medici erano i signori di Firenze. I colpevoli furono catturati e puniti in modo esemplare. Il giorno stesso della congiura, Francesco De Pazzi venne impiccato insieme a un altro cospiratore, l'arcivescovo di Pisa. I responsabili furono linciati dalla folla. I loro corpi furono trascinati per le vie di Firenze. Nella città, simbolo del Rinascimento, esplose una violenza inimmaginabile. La vendetta dei Medici, però, non poteva ancora dirsi compiuta fino a quando Bernardo Baroncelli, l'assassino di Giuliano, non fosse stato punito. Egli era infatti riuscito a scappare a Costantinopoli. Fu però catturato qualche tempo più tardi e impiccato davanti ai fiorentini esultanti. Tra la folla c'era anche Leonardo da Vinci. Leonardo rimase molto impressionato e ritrasse la scena. Disegnò il corpo dell'impiccato. Annotò in alto a sinistra di chi si trattava e com'era vestito. Sicuramente non fu una bella scena a cui assistere. Il disegno del corpo impiccato di Baroncelli è rappresentativo dell'epoca rinascimentale. Infatti, le pubbliche esecuzioni erano avvenimenti molto frequenti, sia a Firenze che in molte altre città. Cospirazioni, delitti e violenze costellarono il Rinascimento, un periodo caratterizzato da grandi opere d'arte e sanguinose battaglie. Il Papa scomunicò Lorenzo per aver condannato a morte l'arcivescovo di Pisa, e in breve tempo lanciò l'interdetto sulla città. L'esercito del re di Napoli, alleato del pontefice, si preparò a entrare a Firenze. L'esercito di Ferdinando di Napoli era molto numeroso e per i Medici sarebbe stato difficile sconfiggerlo, non solo per una questione di dimensioni, ma anche perché avrebbero dovuto impiegare ingenti risorse finanziarie. La signoria correva un grande pericolo. Un altro genere di arte ben diversa da quelle promosse dai grandi mecenati stava per giungere in città. L'arte della guerra era alle porte e solo un miracolo poteva salvare Firenze dalla rovina. Il periodo in cui Leonardo visse a Firenze segnò profondamente la sua vita. Egli risentì molto delle accuse che gli vennero mosse e della situazione in cui si trovò la città nel 1478. Firenze, infatti, versava nel caos più totale in seguito allo scoppio della guerra. Ferdinando d'Aragona, re di Napoli, si era attestato nelle campagne attorno a Firenze con un numeroso esercito. I soldati al servizio del Magnifico, per la maggior parte mercenari, tentarono una difesa e un contrattacco per respingere l'offensiva nemica. Ma le forze alleate del pontefice erano superiori per uomini e mezzi ed ebbero inevitabilmente la meglio. La situazione era disperata e Lorenzo guardava con apprensione al destino della signoria. Le sue truppe furono decimate. Continuare la guerra non aveva più senso. Bisognava trovare il modo di proteggere Firenze dalla distruzione. La minaccia turca poteva essere un ottimo spunto per l'inizio delle trattative con Ferdinando. Lorenzo, infatti, sapeva che l'impero ottomano, guidato da Maometto II, costituiva da sempre un enorme pericolo per molti territori della penisola, tra cui Firenze, il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio. Decise quindi di partire alla volta di Napoli per cercare di convincere Ferdinando che gli stati italiani avrebbero dovuto allearsi per contrastare l'avanzata dei turchi, anziché combattersi a vicenda. Se avesse fallito in questa missione, Firenze non avrebbe avuto via di scampo. I turchi rappresentano una grande minaccia. Dobbiamo combatterli. Il Magnifico stava correndo un grosso rischio. Avrebbe potuto essere preso in ostaggio o perfino ucciso. Oppure, in sua assenza, i nemici avrebbero potuto rovesciare il suo governo.
Ferdinando d'Aragona ascoltò la proposta di Lorenzo, ma lo fece arrestare subito dopo. Intanto a Firenze, Leonardo, come tutti i suoi concittadini, temeva per le sorti della città minacciata dalla guerra. Iniziò così a progettare macchine belliche e a studiare dei sistemi di difesa delle mura. Queste scale a pioli possono sostenere il peso di due uomini per arrampicarsi su una torre o al contrario per fuggire. A differenza di quelle di corda, il nemico non può strapparle. Non c'è da stupirsi se all'epoca si dava tanta importanza alla progettazione di strumenti bellici. Le città-stato italiane, infatti, spesso erano in guerra per difendere o estendere i propri confini. Leonardo continuò a lavorare ai suoi progetti, molti dei quali sono stati raccolti nel Codice Atlantico. Disegnò armi, macchinari bellici e fortificazioni. Ormai erano passati 3 mesi dalla partenza di Lorenzo il Magnifico per Napoli. A Firenze tutti aspettavano con ansia sue notizie. Le settimane passavano e la speranza che fosse ancora vivo cominciava ad affievolirsi. Molti iniziarono a temere il peggio. La signoria Medicea sembrava avere i giorni contati. I fiorentini sapevano che il Magnifico aveva messo a repentaglio la propria vita recandosi da Ferdinando. I Medici rischiavano di perdere tutte le loro ricchezze e soprattutto il controllo di Firenze. Il popolo iniziò a temere per la città. Ma un giorno, del tutto inaspettatamente, un incontenibile tripudio esplose per le vie di Firenze. Lorenzo il Magnifico era tornato e i fiorentini lo accolsero in gran trionfo. Era riuscito a concordare l'armistizio con Ferdinando, re di Napoli, e tutto il popolo era in festa. Finalmente Firenze ritrovò l'antico splendore. Con il ritorno della pace, Leonardo ricevette un'importante commissione. Doveva dipingere l'Adorazione dei Magi per il monastero di San Donato a Scopeto, nei pressi di Firenze. L'Adorazione dei Magi si differenzia profondamente da tutti gli altri dipinti sullo stesso tema. La sua modernità è da ricercarsi nella dinamicità della scena. Infatti, se al centro del quadro regna la serenità, con la Vergine raffigurata insieme al bambino, intorno si vede il tumulto della folla. Tutto sembra vorticare intorno alla Vergine. La composizione sembra inscriversi in un triangolo che ha per vertice la Madonna con il bambino e per base i magi prostrati. Leonardo utilizzò soprattutto i corpi dei cavalli per conferire movimento e dinamismo alla scena. Grazie a studi minuziosi e approfonditi di ogni singolo gesto e di ogni dettaglio, riuscì a dar vita ad un'opera estremamente moderna. Secondo alcuni studiosi, la figura del giovane che si trova sulla destra e che sembra voltarsi con aria sgomenta per la manifestazione divina a cui sta assistendo potrebbe essere un autoritratto giovanile di Leonardo. Questo quadro è considerato la sua prima opera importante. Fu una sorta di preludio dei suoi capolavori futuri. Questa palla d'altare rimase tuttavia incompleta. Leonardo non portò mai a termine l'opera e il motivo può essere rintracciato nei suoi manoscritti. L'ordinare è opera signorile, l'operare è atto servile. Leonardo aveva una tale molteplicità di interessi che non si accontentava di lavorare a un unico progetto. Molte sue opere sono rimaste incomplete perché trovava sempre qualcos'altro a cui dedicarsi. Alcuni storici ritengono che fosse più interessato ai fenomeni naturali che alla pittura. Accettava la commissione di certe opere pittoriche solo quando aveva bisogno di denaro. E
Intorno al 1481, quando Leonardo aveva già abbandonato l'adorazione dei magi, Lorenzo il Magnifico ricevette dal Papa l'incarico di scegliere alcuni dei migliori artisti di Firenze per affrescare la Cappella Sistina. Si trattava di una commissione molto importante e di grande prestigio. Infatti, avrebbe dato ai prescelti la possibilità di lavorare per il Sommo Pontefice, uno dei mecenati più potenti. La scelta di Lorenzo il Magnifico influenzò notevolmente il futuro di Leonardo. A Firenze, Leonardo era conosciuto per il suo grande talento come pittore. Ma la scelta di non terminare la pala d'altare per San Donato a Scopeto, per molti significò una perdita di interesse per la pittura. Così, quando il Magnifico dovette scegliere quali artisti mandare a Roma, si affidò a Michelangelo. L'adorazione dei magi è considerata comunque una delle opere più belle di Leonardo. Secondo alcuni studiosi, avendo già concepito l'idea di come concludere il dipinto, si sentì soddisfatto e decise di non ultimarlo. Questa scelta però gli causò dei disagi. Infatti i monaci di San Donato lo citarono in tribunale. Leonardo era uno spirito libero. Non sopportava l'idea di dover sottostare alle regole legate alla commissione di un'opera d'arte, come ad esempio contratti e scadenze imposte dal committente stesso. Leonardo non finiva molte delle opere iniziate. Oggi probabilmente gli psicologi lo definirebbero ansioso o depresso. Non si saprà mai il motivo del suo comportamento. Si può solo ipotizzare che fosse spinto dal desiderio di intraprendere sempre nuovi progetti. La sua sconfinata immaginazione e la vastità di interessi sembravano quasi ostacolare la sua carriera, anziché favorirla. La sua poca costanza avrebbe potuto precludergli il successo, ma Leonardo trovò ugualmente il modo di raggiungere ciò che cercava. Alcuni sospettano che non volesse diventare un artista. Si diede molto da fare per entrare a corte, ma una volta riuscito nell'intento, sembrò fare marcia indietro, come se fosse disinteressato. Stanco della pittura, Leonardo capì che era giunto il momento di cambiare. Sapeva di non poter più soffocare le proprie ambizioni. Così, nel 1482, decise di lasciare Firenze e partire alla volta di Milano. Questa città era la capitale di un ducato molto vasto, quello degli Sforza, che negli anni precedenti all'arrivo di Leonardo era stato soggetto alle invasioni di alcuni stati nemici. In quel territorio ebbero luogo numerose battaglie. Per questo motivo, i signori di Milano cercarono sempre di potenziare i loro strumenti bellici. Alla corte degli Sforza, Leonardo ebbe modo di constatare come la città fosse sempre allerta e pronta alla guerra. In effetti, i milanesi dovevano difendersi sia dalle altre città-stato italiane che dalla minaccia costituita dalla Francia. Ben presto l'artista realizzò i primi schizzi di macchine belliche che mise a disposizione del suo nuovo mecenate, Ludovico il Moro. Ognuno cercava di ampliare i propri domini. In Italia scoppiarono molte guerre, sia tra i singoli stati, sia contro stati invasori, come ad esempio la Francia. Leonardo giunse a Milano ed entrò a servizio di Ludovico il Moro dopo avergli scritto una lettera divenuta celebre. Non si presentò al duca in qualità di artista, ma come abile ed esperto ingegnere militare. So nell'assedio di una terra fare infiniti tipi di ponti, leggerissimi e forti. Ho ancora modi di costruire bombarde, comodissime e facili a portare, e con quelle buttare sassi a similitudine di tempesta, e con il fumo di quella dando grande spavento al nemico, con grave suo danno e confusione. I progetti descritti da Leonardo non furono mai realizzati. Tuttavia, la sua idea di un carro coperto in grado di avanzare contro il nemico sembra anticipare di circa 4 secoli il carro armato. Nella lettera al Moro descriveva così i suoi straordinari progetti. Farò carri armati coperti,
sicuri e inoffensibili, capaci di sfondare le fila del più agguerrito e numeroso esercito. Il carro da guerra di Leonardo era concepito sia per essere trainato dai cavalli, sia per essere manovrato dai soldati. Poteva sparare in ogni direzione e si muoveva su quattro ruote. Nel disegno si può notare che le ruote anteriori erano progettate per girare in senso opposto rispetto a quelle posteriori. Probabilmente era un astuto stratagemma di Leonardo per confondere chi avrebbe potuto rubargli l'idea. Molti progetti ideati per il Duca di Milano consistevano in macchinari bellici dall'aspetto minaccioso. Per esempio, aveva ideato carri armati dotati di lame rotanti che avrebbero letteralmente fatto a pezzi gli avversari sul campo di battaglia. I carri falcianti furono ideati modificando un normale carro. Bastava aggiungere un apposito ingranaggio, una sorta di elica composta da quattro lame rotanti estremamente affilate. Il progetto di un cannone, invece, raffigurava un'arma in azione che aveva appena sparato un colpo sui nemici, uccidendo una moltitudine di uomini. Ciò che sorprende di più in questo disegno sono le dimensioni del cannone. In gran parte dei suoi progetti raffigurava armi e macchine di dimensioni davvero colossali. All'epoca fu impossibile realizzarle, ma se quelle armi fossero state costruite, avrebbero potuto annientare moltissimi nemici in un colpo solo. I disegni di ingegneria militare di Leonardo sono preziosi documenti che rispecchiano perfettamente una delle sue prerogative. In ogni sua opera si spingeva sempre oltre i limiti, creando singolari capolavori. Leonardo non si accontentava di perfezionare modelli esistenti, cercava di proporre sempre nuove soluzioni. Leonardo si presentò agli Sforza come un esperto di ingegneria militare. Non solo sostenne di saper progettare particolari sistemi di attacco e difesa, ma anche di saperli costruire. L'artista fiorentino sperava che Ludovico il Moro, signore di Milano, gli commissionasse la costruzione dei suoi grandiosi apparati bellici. Ludovico il Moro era il fratello dell'effettivo duca di Milano, Galeazzo Maria, che era stato assassinato nel 1476. Il Moro era riuscito ad ottenere la reggenza temporanea del ducato nel 1480, ma di fatto divenne signore di Milano. Il legittimo erede del duca, Gian Galeazzo, aveva 7 anni quando il padre morì. Ludovico doveva governare in attesa che il nipote raggiungesse l'età per assumere il controllo di Milano. Toccato. Adesso vai pure. Ho degli affari da sbrigare. Ludovico il Moro in realtà ambiva alla totalità del potere, per questo esercitò un'astuta politica di alleanze con alcuni stati italiani e con la Francia di Carlo VIII. Gli sviluppi politici, però, avrebbero posto fine ai sogni di gloria di Ludovico il Moro e alle speranze di Leonardo. Quando Leonardo giunse a Milano nel 1482, aveva ormai compiuto 30 anni. Il suo obiettivo fondamentale era di abbandonare la carriera artistica per potersi dedicare all'ingegneria militare. Leonardo abbandonò una tranquilla vita artistica alla corte medicea proprio quando a Firenze era tornata a regnare la pace. Dopo un lungo periodo di gravi tensioni che lo avevano profondamente segnato, decise di trasferirsi a Milano, più vicina alla Francia e soggetta a possibili invasioni straniere. Fu una decisione paradossale. Nella seconda metà del 400, l'Italia divenne l'obiettivo di sovrani stranieri decisi ad estendere i propri domini. A nord, il Ducato di Milano dovette contrastare i francesi, mentre a sud, il Regno di Napoli dovette far fronte ai turchi. Leonardo era consapevole di questi avvenimenti e, scrivendo la famosa lettera a Ludovico il Moro, in cui affermava di saper costruire strumenti di attacco e difesa, era certo di entrare al servizio del Duca di Milano come ingegnere militare. Solo alla fine della lettera menzionò di essere anche pittore e scultore. Tuttavia, contro ogni previsione, Leonardo non poté dedicarsi completamente all'ingegneria militare. Ludovico il Moro gli commissionò anche opere d'arte, tra le quali figura un ritratto famoso.
Secondo molti critici, la nobildonna raffigurata sarebbe Cecilia Gallerani, una delle amanti del Moro. La dama con l'ermellino risale al 1490 circa e riscosse un notevole successo a corte. Leonardo riusciva a trasferire nei suoi quadri i pensieri, le emozioni e i sentimenti dei personaggi ritratti, che venivano espressi dagli sguardi e dai gesti dei soggetti. Attraverso la pittura, infatti, egli voleva rendere manifesti quelli che definiva moti dell'anima. La dama volge il capo a sinistra come in attesa di qualcuno che sta sopraggiungendo. Intanto accarezza un ermellino che per alcuni critici potrebbe simboleggiare Ludovico il Moro, insignito nel 1488 dell'Ordine dell'Ermellino. Leonardo era ossessionato dalla ricerca di nuove soluzioni pittoriche. Questo dipinto fu rivoluzionario. Ludovico Sforza, figlio di un mercenario, e Leonardo da Vinci cominciarono a essere interdipendenti per accrescere il loro prestigio. Guardate da questa parte adesso, signorina Gallerani. È un piacere posare per voi. A Milano, il grande artista fiorentino non rifiutò mai le opere d'arte che gli vennero commissionate. Infatti, Leonardo sapeva che per raggiungere al meglio i suoi obiettivi doveva sfruttare tutte le opportunità che gli si presentavano. E presto poté cimentarsi in uno straordinario progetto. Il Moro gli commissionò un'imponente statua equestre per celebrare il defunto padre Francesco Sforza. Leonardo iniziò quindi a osservare e studiare attentamente le proporzioni dei cavalli, utilizzandone alcuni come modelli. La distanza tra le orecchie deve essere uguale alla lunghezza di un solo orecchio. La lunghezza di un orecchio deve essere pari a un quarto del muso. Il duca di Milano voleva il più grande monumento equestre mai realizzato fino ad allora. I principi e i signori del Rinascimento erano soliti servirsi dell'arte in veste di mecenati per apparire più potenti e inattaccabili. Ludovico il Moro voleva che la statua di Francesco Sforza a cavallo superasse per dimensioni e bellezza tutte le altre già esistenti, per esaltare il proprio casato al potere solo dal 1450. Leonardo accettò con entusiasmo la sfida. La statua avrebbe dovuto essere alta a 7 metri ed era l'opportunità che cercava per dimostrare le sue capacità tecniche. Si dedicò al progetto per più di 12 anni. Leonardo si interessò principalmente al cavallo. L'animale avrebbe dovuto essere ritto sulle zampe posteriori, ma poi optò per raffigurarlo al passo e studiò come realizzarlo. Mettendo alla prova tutta la sua abilità, ideò un modello in terracotta e gesso che sarebbe poi servito per la colata. La statua richiedeva la fusione di ben 70 tonnellate di bronzo. Leonardo ideò una nuova tecnica di colata. Prevedeva di dare forma alla scultura capovolgendo gli stampi e riempiendoli con un unico oggetto di bronzo fuso. Per attuare il suo progetto, avrebbe dovuto creare diverse fornaci, che decise di posizionare in prossimità dei navigli a Milano. Il progetto, tuttavia, presentava un problema molto difficile da risolvere. Viste le dimensioni della statua, sarebbe stato molto complicato mantenere il metallo fuso a temperatura costante. Nonostante le difficoltà, Leonardo continuò a lavorare caparbiamente al progetto. L'essenza del suo carattere era la volontà di superare ogni limite. Nonostante fosse impegnato con i lavori per la statua equestre, Leonardo non abbandonò del tutto i suoi progetti di apparati bellici, anch'essi di dimensioni colossali. Alcuni storici sostengono che questi imponenti progetti avessero lo scopo di spaventare i nemici. La sua balestra gigante avrebbe dovuto essere lunga 23 metri circa. Balestre di dimensioni eccezionali erano effettivamente in uso, ma quella di Leonardo era più imponente. La balestra pensata da Leonardo era un'arma molto sofisticata. Era dotata di sezioni lamellari che consentivano una resa maggiore in termini di flessibilità e di stabilità del tiro. Inoltre, le frecce potevano essere scoccate senza fare rumore. Molti pensano che i progetti vinciani, come per esempio la balestra gigante, siano invenzioni uniche. In realtà, il loro ideatore si basò sempre su oggetti e utensili già esistenti, alterandone le dimensioni per vedere fino a che punto poteva spingersi.
I suoi numerosi scritti hanno molti punti oscuri che ancora oggi ci lasciano perplessi. Secondo alcuni, Leonardo avrebbe riempito più di 15.000 pagine. A noi ne sono pervenute poco più di 5.000. Nei suoi appunti Leonardo scriveva di tutto. Da banali promemoria, come liste di cose che gli servivano, ad annotazioni riguardanti i suoi spostamenti o persino i suoi debiti. Ma disegnava anche i volti più interessanti delle persone che incontrava quotidianamente, riproducendone con estrema precisione ogni singolo dettaglio. La scrittura di Leonardo è speculare. Infatti egli era solito scrivere al contrario, da destra verso sinistra. Molti studiosi sono convinti che scrivesse in questo modo per evitare che qualcuno gli rubasse le idee. Per altri, invece, non voleva che fossero letti i suoi appunti personali. Alcuni sostengono che, essendo mancino, gli risultasse più facile scrivere da destra a sinistra. Altri, addirittura, che fosse affetto da dislessia. Intorno al 1490, il grande artista fiorentino prese al suo servizio Gian Giacomo Caprotti, un fanciullo di 10 anni. Da lui si fece aiutare a organizzare i ricevimenti e le grandi feste che si tenevano a corte. Giacomo, perché devi sempre giocare con tutto? E dammi quel pianeta. Leonardo soprannominò il suo apprendista Salai, che significava diavolo. Lo definiva ladro, bugiardo, ostinato, ghiotto, ma lo trattava sempre con indulgenza. Il giovane accompagnò Leonardo in molti viaggi e partecipò a molti momenti della vita dell'artista. Nel 1493 fu celebrato a Milano il matrimonio tra Massimiliano d'Austria e Bianca Maria Sforza, sorella di Gian Galeazzo. Alcune testimonianze storiche affermano che il modello di Leonardo per la statua equestre fu mostrato in quell'occasione. Il modello del monumento equestre di Francesco Sforza probabilmente era stato concluso nel 1491, ma altre fonti sostengono che fu ultimato solo nel 1493 e che non fu mai esposto pubblicamente. Massimiliano I d'Asburgo era figlio di Federico III, imperatore del Sacro Romano Impero. Per il Moro, quel matrimonio fu una grande occasione a cui parteciparono anche sua moglie Beatrice d'Este e suo nipote Gian Galeazzo, legittimo erede del Ducato. Gian Galeazzo aveva ormai 25 anni e poteva finalmente prendere il posto che gli spettava di diritto, ma il Moro non si sarebbe fatto spodestare facilmente dal governo del Ducato. Gian Galeazzo non ottenne mai la reggenza e verso la fine del 1493 morì per un presunto avvelenamento. Senza più ostacoli, il Moro si lanciò in imprese rischiose e azzardate che misero in pericolo il futuro del casato. Siamo pronti, Leonardo. Via il telo! Come spesso accade nella storia, i rivolgimenti politici sono causati dalla troppa ambizione e dall'eccessiva sete di potere. Nel 1494, Ludovico il Moro strinse un'alleanza con la Francia di Carlo VIII per poter avere un esercito abbastanza forte da conquistare il regno di Napoli. Ma questa mossa si rivelò un grosso errore che sarebbe sfociato in una tragica guerra. Il Ducato milanese degli Sforza appoggiò la conquista del regno di Napoli da parte dei francesi. Leonardo non poté più continuare i lavori alla statua equestre, visto che il bronzo fu utilizzato per costruire cannoni. Ludovico preferì destinare all'artiglieria tutto il metallo a sua disposizione. Le 70 tonnellate di bronzo che dovevano essere usate per la statua di Leonardo vennero fuse per ricavare cannoni. Ciò nonostante, l'artista non si scoraggiò.
Mentre il duca è occupato altrove, lo spirito artistico è costretto a tacere. Del cavallo non dirò nulla, dal momento che so fin troppo bene come vanno queste cose. La statua equestre non fu mai realizzata. Tuttavia, nel 1494, Ludovico il Moro commissionò a Leonardo una nuova opera accompagnata dagli stemmi degli Sforza, un dipinto da realizzare in Santa Maria delle Grazie, la chiesa di famiglia. L'affresco diventò uno dei più grandi capolavori della pittura. Tuttavia, i monaci del convento erano perplessi per la proverbiale lentezza del famoso pittore. Maestro Leonardo, quando pensate che sarà finito? Ho solo bisogno di mettere una faccia a Giuda. Fermo lì, la vostra sembianza sarà perfetta. Leonardo impiegò 3 anni per portare a termine l'ultima cena, il suo unico affresco visibile ancora oggi. Protagonista della scena è il Cristo circondato dagli apostoli. Il grande artista fiorentino colse la drammaticità del momento descritto nel Vangelo di Giovanni, in cui Gesù pronuncia le parole «Qualcuno di voi mi tradirà». Nei suoi scritti, Leonardo riporta come i gesti e le espressioni degli apostoli trasmettano tutto il loro stupore e la loro inquietudine. Filippo porta le mani al petto in segno di devozione e innocenza, e Pietro si china in avanti, mentre Giuda indietreggia con aria colpevole. L'attenzione di Leonardo per i dettagli e la prospettiva del dipinto rivela il suo interesse per la scienza. Le sue conoscenze spaziavano dall'anatomia alla geometria. Egli riusciva a trasferire queste discipline nelle sue opere. Trasformava l'arte stessa in qualcosa di scientifico. Per lui la pittura era una fonte di conoscenza tanto quanto la geometria. Le grandi conoscenze tecniche di Leonardo, però, non bastarono a mantenere integri i colori. Egli sperimentò una nuova tecnica dipingendo sull'intonaco asciutto con tempere e oli simili a quelli per le tavole. Leonardo rifiutò di utilizzare il tradizionale procedimento della pittura a fresco. Questa tecnica non gli avrebbe consentito di apportare alcun cambiamento. Qualche anno dopo il completamento del dipinto, l'umidità nel refettorio del convento contribuì al degrado dell'intonaco. Ma quando ciò successe, il celebre artista aveva già lasciato Milano e gli Sforza. Nei 17 anni trascorsi al servizio di Ludovico il Moro, Leonardo realizzò alcune delle sue più importanti opere, ma improvvisamente dovette abbandonare la città. Un esercito nemico si stava preparando alla conquista del ducato. Nel 1499, quando l'artista fiorentino si avvicinava al suo 50° compleanno, la situazione milanese cambiò improvvisamente. Luigi XII, erede di Carlo VIII, aveva stipulato un'alleanza con gli spagnoli, Venezia e il Papa per spartirsi il regno di Napoli e il ducato di Milano. Le truppe francesi, un tempo alleate del Moro, invasero la città e Ludovico fuggì in Germania. Leonardo scrisse: «Il duca ha perso lo stato e la roba e la libertà, e nessuna sua opera si finì per lui». I soldati francesi devastarono la città e, secondo la leggenda, in quell'occasione il modello in terracotta del cavallo andò perduto. Gli arcieri francesi lo usarono come bersaglio, riducendolo in frammenti. Si trattò di un gesto simbolico. Un monumento grandioso come quello era in primo luogo legato al signore della città e solo secondariamente era considerato un'opera d'arte. In seguito alla distruzione portata dagli invasori, Leonardo apprese in prima persona che il successo era di natura effimera, soprattutto se legato agli imprevedibili risvolti della politica. In preda a un grande sconforto per la perdita della statua a cui aveva dedicato tanto lavoro, l'artista lasciò Milano con il suo fedele apprendista Salai.
schede. Dopo la caduta del casato degli Sforza, Leonardo si spostò in diverse città italiane, tra cui Mantova e Venezia. Descrisse poi il suo stato d'animo nelle sue numerose annotazioni. La pazienza fa contra alle ingiurie come i panni contro del freddo. Se ti moltiplicherai di panni secondo la moltiplicazione del freddo, esso nocere non ti potrà. Se alle grandi ingiurie cresci la pazienza, esse offendere non ti potranno. Nel 1500 Leonardo si recò a Venezia. La Serenissima era minacciata dai turchi e Leonardo sperava di trovare accoglienza per sé e i suoi progetti di armi e fortificazioni. Leonardo trascorse molto tempo alle corti di Firenze e Milano senza lavorare in qualità di artista. È un fattore curioso, infatti spesso si tende a identificarlo come pittore. In realtà, la quantità dei suoi scritti e disegni di ingegneria e architettura supera di gran lunga la quantità delle sue opere d'arte. Leonardo si rivolse al Doge presentandogli i suoi progetti, tra cui una sorta di muta subacquea e uno strumento simile a un boccaglio nel caso si combattesse in mare o nei numerosi canali della città. Descrisse così i suoi schizzi. L'abito per immergersi è formato da calzoni, cappuccio e farsetto. Questo congegno, invece, che in basso è provvisto di un piccolo otre, serve per respirare. Sgonfiando l'otre si scende, grazie anche al peso dei sacchi di sabbia che vengono attaccati alla cintura. Sgonfiandolo invece si sale in superficie. Sembra quasi che Leonardo non appartenga alla propria epoca. Nel Rinascimento si misurava ancora il tempo a seconda della posizione del sole nel cielo. Ma egli pensava addirittura a strumenti per raggiungere il fondo del mare o a macchine volanti. I suoi progetti erano indubbiamente innovativi. Per molti dei suoi contemporanei, Leonardo era un visionario. Le sue avveniristiche idee sembravano così assurde da essere impraticabili. Nemmeno il Doge mostrò interesse per le sue invenzioni. Lo considerava uno straniero e guardava con sospetto ai suoi progetti. Nell'agosto del 1500, Leonardo lasciò Venezia e fece ritorno a Firenze. Mi sono ormai reso conto che le persone di talento non stanno ad aspettare passivamente che gli eventi accadano, ma sono loro stesse a fare in modo che succedano. Ma la fiducia dell'ormai maturo Leonardo non durò a lungo. Firenze non era più la città della sua gioventù, era cambiata. Sebbene egli fosse ancora considerato un grande maestro dai suoi concittadini, l'attenzione di tutti era rivolta a un nuovo e più giovane artista. Si trattava di Michelangelo Buonarroti, che a soli 26 anni dimostrava già incredibili capacità. Tuttavia, Leonardo lo disprezzava profondamente. Nel Rinascimento gli artisti erano molto esigenti con se stessi e in forte competizione con gli altri. Michelangelo era uno scultore e Leonardo, nei suoi scritti sulla pittura, descrisse così la differenza tra pittore e scultore. Lo scultore, nel far la sua opera, è accompagnato spesse volte da gran sudore, composto di polvere e convertito in fango, con la faccia impastata e tutto infarinato di polvere di marmo che pare un fornaio. La sua abitazione è piena di scaglie di pietre, il che, tutto al contrario, avviene al pittore, che siede dinanzi alla sua opera ben vestito. La sua abitazione è pulita e senza lo strepito di martelli o rumore misto. Il reciproco astio tra Leonardo e Michelangelo divenne presto di dominio pubblico. Secondo una leggenda, Leonardo incontrò Michelangelo in una via affollata e gli rivolse una domanda provocatoria su Dante. Chiedi a Michelangelo, lui ha letto Dante. Spiegatelo da solo. E già che ci sei, spiega come hai imbrogliato la gente di Milano con il tuo impossibile cavallo.
Inasprito per l'insolenza del giovane scultore, Leonardo da Vinci continuò a disprezzare sia Michelangelo che le sue opere. Leonardo criticava aspramente i dipinti e gli affreschi realizzati da Michelangelo. Lo stile dei due artisti era molto differente. Il grande pittore fiorentino aveva il doppio degli anni di Michelangelo. Nei suoi scritti parlò del suo sconforto e del peso dell'età che avanzava. Oh, tempo crudele, consumatore delle cose e invidiosa antichità, tu distruggi tutto con i duri denti della vecchiezza che a poco conduce a una lenta morte. Trascorso un breve periodo a Firenze, Leonardo accettò di mettersi al servizio di Cesare Borgia, uno dei condottieri più subdoli dell'epoca, capace di tessere intrighi come nessun altro. Egli aveva fatto della violenza e della corruzione le armi per conquistare il potere nell'Italia centrale. Leonardo trascorse la sua vita tra le più importanti corti italiane. Visse con sconforto l'abbandono del Ducato di Milano e anche il ritorno a Firenze segnò un periodo difficile della vita dell'artista. La rivalità con Michelangelo non fu l'unico motivo che lo spinse a lasciare la città. Egli vide nel suo futuro in Romagna la possibilità di realizzare e perfezionare i suoi progetti di ingegneria militare. Le difficoltà non lo spaventavano ed era pronto a superare qualsiasi ostacolo gli si presentasse davanti. D'altra parte, Cesare Borgia, soprannominato il Valentino, era figlio illegittimo di Papa Alessandro VI. Recarsi alla sua corte costituiva per Leonardo una garanzia. Per alcuni Cesare Borgia era la personificazione del diavolo, per altri un valoroso condottiero. Certo è che fu perfino accusato di aver ucciso alcuni familiari, tra cui il fratello e il cognato, il marito di Lucrezia Borgia. Cesare Borgia era assetato di potere e fece ricorso a qualsiasi mezzo, lecito o illecito, per rafforzare la sovranità del padre sullo Stato pontificio. Sperava infatti di poter ereditare un giorno i territori sotto il dominio paterno. Le sue speranze erano ben riposte. Nel maggio del 1501 il Papa lo nominò Duca di Romagna. Per affermare il suo potere, il nuovo duca aveva bisogno di un artista di corte che esaltasse le sue gesta. E la scelta cadde proprio su Leonardo. Ecco le vostre carte. È un onore servirla. Leonardo prese servizio presso Cesare Borgia come ingegnere di corte e gli furono riconosciute a pieno titolo le sue conoscenze militari. Molti territori dell'Italia centro-settentrionale furono conquistati dalle truppe dei Borgia, che estesero il loro potere su un'area molto vasta. Cesare Borgia viene descritto come uno dei signori più crudeli del Rinascimento. Machiavelli si ispirò a lui per la figura del principe. Il Valentino era determinato a raggiungere i suoi scopi anche a costo di uccidere e divenne famoso per la crudeltà e la scaltrezza con cui preparava congiure e intrighi politici. Alla sua corte, Leonardo si dedicò soprattutto alla progettazione di costruzioni militari come fortificazioni e torri di difesa. Finalmente riuscì a mettere in pratica la sua competenza nelle tecnologie belliche. In particolare, Cesare Borgia apprezzava la sua straordinaria abilità nel disegnare accurate mappe. Le mappe disegnate da Leonardo si rivelarono molto utili all'esercito dei Borgia perché consentivano di spostarsi anche nel cuore della notte, arrivando in anticipo sul campo di battaglia per cogliere di sorpresa il nemico. Cesare Borgia e Leonardo avevano due caratteristiche in comune: una personalità complessa e grandi ambizioni.
Leonardo, inoltre, si rese molto utile al duca, escogitando di continuo innovative strategie belliche. In Romagna, il talento di Leonardo si espresse soprattutto attraverso le sue costruzioni militari, ma questo aspetto del genio è sempre rimasto in secondo piano. Sicuramente alla corte dei Borgia trovò un ambiente adatto per i suoi progetti. Leonardo era a conoscenza della pessima fama di Cesare Borgia, ma la questione lo toccò in prima persona soltanto quando il duca condannò a morte tre capitani di Ventura, tra cui Vitellozzo Vitelli, amico di Leonardo. Egli descrisse così tutto il suo orrore e i suoi dubbi in merito alla natura umana. L'uomo e gli animali sono proprio transito e condotto di cibo, albergo dei morti, facendo a sé vita dell'altrui morte, guaina di corruzione. Leonardo concluse che gli animali uccidono per sopravvivere, mentre gli esseri umani si trasformano in assassini per il puro gusto di uccidere. Nel 1503, Leonardo decise di lasciare la corte dei Borgia e fece ritorno a Firenze. Stanco di guerre e crudeltà, riprese la nobile arte della pittura e fu così che iniziò a dipingere il capolavoro che lo rese celebre. No, no, non ridete, sorridete. È divertente, ma non isterico. Pensate a cose dolci, pensate al vostro amante. Giusto. È ancora oggi difficile stabilire chi fosse in realtà la donna rappresentata nella Gioconda e se esistesse davvero. Tuttavia sembra che il grande pittore fiorentino l'avesse ritratta mentre la intratteneva con una musica armoniosa e soave. Leonardo sosteneva che i volti fossero più belli sul far del tramonto, quando la luce li illumina di sfuggita. Si può renderne allora l'effetto sulla tela con colori leggeri e tocchi delicati. È la tecnica dello sfumato, che fonde i contorni e le forme con l'atmosfera che le attorna. La tecnica utilizzata nella Gioconda si può osservare soprattutto nelle transizioni quasi impercettibili dalla luce all'ombra che contribuiscono a rendere il quadro così enigmatico. Si sente parlare molto spesso del sorriso enigmatico e misterioso della Mona Lisa. L'alone di mistero è dato dalle ombreggiature con cui Leonardo ne sfumò i contorni, in particolare gli angoli della bocca e degli occhi, i tratti più espressivi del viso. Purtroppo non abbiamo prove o indizi che confermino o smentiscano le ipotesi fatte in merito alla Gioconda. E forse il fascino di questo dipinto risiede proprio in questo mistero. Non conosceremo mai il significato recondito di quel sorriso appena accennato, né sapremo chi fosse Mona Lisa nella realtà storica. La storia non ci aiuta a ricostruire l'identità di questa misteriosa donna. Secondo il Vasari, tuttavia, sarebbe la sposa di Francesco del Giocondo, un ricco mercante fiorentino. Ma probabilmente il Vasari non vide mai il dipinto. Portava quel ritratto ovunque andasse, continuando ad apportare modifiche. Se oggi è così come lo conosciamo, è perché il suo autore morì e non poté più lavorarci. La Gioconda è passata alla storia come dipinto in divenire. Leonardo cercò anche con questo quadro di raggiungere la perfezione. Il suo obiettivo fu sempre il superamento di ogni limite, sia nella pittura che in tutti gli altri campi in cui si cimentò. Egli, già nel 1482, aveva mostrato un particolare interesse per lo studio dei meccanismi del volo degli uccelli. Leonardo osservò a lungo il volo degli uccelli, giungendo alla conclusione che essi non si limitano a sbattere le ali. Stando agli scritti vinciani, a ogni battito d'ali avviene prima una spinta verso l'alto, a cui segue una leggera rotazione dell'ala, accompagnata poi dalla discesa. Egli sfruttò abilmente le sue conoscenze tecniche e ingegneristiche per realizzare alcuni progetti di macchine volanti. Verrà un giorno in cui l'uomo potrà librarsi in volo. Se non sarò io a farlo volare, ci sarà qualcun altro che realizzerà questo sogno.
Tra i suoi numerosi schizzi e progetti si può trovare anche il disegno di una sorta di trottola trasformata in macchina volante. Questo congegno, chiamato da Leonardo Vite Aerea, può essere considerato un antenato del moderno elicottero. Nei suoi scritti lasciò molte altre raffigurazioni di macchinari concepiti con ali simili a quelle dei pipistrelli per poter alzarsi in volo. Secondo la leggenda cercò di far volare davvero una delle sue macchine, ma il velivolo si schiantò al suolo e il suo assistente si ruppe una gamba. A guardarle oggi, le macchine volanti di Leonardo sembrano il frutto della fantasia di un ingegnoso inventore. Probabilmente egli non riuscì a farle funzionare, ma rimangono comunque la prova concreta del suo straordinario genio e della sua peculiare capacità di precorrere i tempi. Egli capì molto presto che la forza impiegata da un uomo per far muovere su e giù ali lunghe quasi 2 metri non era sufficiente. Così i suoi progetti si fecero perfino più complessi, tanto da prevedere dispositivi simili a motori per fornire una spinta maggiore alle ali. In questo modo, l'apparecchio avrebbe potuto volare fino a che il motore non si fosse fermato. Verso il 1503, Leonardo si convinse che se le ali fossero state fisse anziché mobili, le sue macchine avrebbero potuto volare. Questa intuizione portò all'elaborazione di un progetto più avanzato che ricorda il moderno deltaplano. Anche se le sue straordinarie apparecchiature rimasero solo sulla carta, non si stancò mai di indagare e fare esperimenti riguardanti il volo. Leonardo era sicuramente un genio per tutto ciò che riguardava le costruzioni teoriche, ma come tutti i grandi inventori lavorò anche molto di fantasia e la maggior parte delle sue idee e dei suoi progetti risultò irrealizzabile dal punto di vista pratico. Lo studio sulle apparecchiature alate e gli esperimenti sul volo accompagnarono Leonardo per tutta la vita. Le sue attente analisi del mondo circostante spesso sfiorano campi all'epoca ben più insidiosi, come per esempio lo studio dell'anatomia umana. L'interesse di Leonardo per le forme e la perfezione del corpo umano trapela anche nella Monna Lisa. Era il suo capolavoro e continuò a lavorarci per raggiungere la perfezione artistica più completa e la precisione tecnica degna di un grande maestro. Grazie anche ai suoi studi sul corpo umano, la Gioconda è considerata straordinaria, perfetta in ogni singolo dettaglio e dotata quasi di vita propria. Leonardo, per effettuare le sue analisi di anatomia, si occupò anche della dissezione dei cadaveri. Probabilmente il suo interesse per l'anatomia risaliva all'epoca dell'apprendistato presso il Verrocchio. A Firenze molti artisti dissezionavano cadaveri o eseguivano autopsie segretamente, rischiando molto perché era un'attività assolutamente vietata dalla Chiesa. Leonardo era affascinato dalla perfezione del corpo umano e poté studiarlo nei dettagli all'ospedale fiorentino di Santa Maria Novella. Dicono che abbiate vissuto 100 anni, è vero? Non è così difficile. Non sento dolore. Sono stanco, tanto stanco e terribilmente debole. Il suo interesse era concentrato sulla complessità del corpo umano. Voleva scoprire come tutte le parti riuscissero a creare un meccanismo così ben funzionante, perfetto e armonioso. Secondo una leggenda, poco dopo la morte di un vecchio di 100 anni ricoverato in ospedale, Leonardo si precipitò in obitorio per analizzarne la salma. La dissezione dei cadaveri era stata ostacolata dalla Chiesa fino ad allora. Ma all'inizio del 500 ci fu una svolta. All'obitorio, Leonardo fece una scoperta straordinaria, anticipando ancora una volta i tempi. Dopo aver eseguito l'autopsia di un uomo morto serenamente, scoprì che la morte fu provocata dall'interruzione del flusso circolatorio del sangue. Le arterie non potevano più far rifluire il sangue nel resto del corpo, tanto che negli arti inferiori non ce n'era più traccia.
Nel 1507, per la prima volta nella storia, Leonardo fornì una descrizione dell'arteriosclerosi, mettendo a confronto il sistema circolatorio di un uomo in età avanzata con quello di un bambino. Eseguire un'autopsia 500 anni fa non era facile. Mancavano una buona illuminazione, strumenti adatti e tutte le regole sull'igiene. L'odore, poi, doveva essere nauseante. Nonostante l'arretratezza delle conoscenze dell'epoca, Leonardo mise a punto strumenti di analisi precisi e accurati che gli permisero di studiare a fondo l'anatomia del corpo umano e che influenzarono perfino i metodi di osservazione della scienza moderna. La scienza è il capitano e la pratica sono i soldati. Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa. I suoi scritti costituiscono una fonte preziosa per comprendere la portata del suo pensiero. Tuttavia, non volle mai pubblicarli. Nei suoi appunti si trovano passaggi in cui afferma di voler scrivere un libro, ma non pubblicò mai nulla, perché nulla gli sembrava abbastanza perfetto da essere divulgato. Volle sempre approfondire ciò che sapeva, finché il tempo non gli bastò più. I suoi appunti contano pagine e pagine, accuratamente scritte durante tutto il corso della sua vita. Tra i suoi numerosi scritti e disegni compare anche l'unica immagine che ci è giunta di lui. Si tratta del disegno di un uomo in età avanzata, comunemente considerato il suo autoritratto. In realtà non abbiamo nessuna certezza che si tratti di lui, anche perché Leonardo non ha lasciato spiegazioni in merito. Purtroppo non sappiamo quasi nulla di com'era. Nel 1517 Francesco I, re di Francia, invitò l'artista a recarsi presso la corte del suo castello di Cloux, presso Amboise. Leonardo portò con sé il suo assistente Francesco Melzi e probabilmente anche Salai. Leonardo era ormai troppo vecchio per adempiere a incarichi di responsabilità. Il re di Francia però lo stimava molto, così lo volle a Cloux per accrescere il suo prestigio. Francesco I lo nominò primo pittore, architetto e ingegnere del re. Si sta facendo tardi, maestro. Possiamo continuarlo domattina. Io e Francesco l'aiuteremo a mettersi a letto. Leonardo aveva 65 anni e non poteva più dipingere. Un colpo apoplettico pare gli avesse paralizzato il braccio destro e con la mano sinistra, nonostante fosse mancino, non riusciva a impugnare bene il pennello. Alla corte di Francesco I non doveva assolvere obblighi particolari. Non gli venne commissionata nessuna opera. Visse nel lusso e nella ricchezza, godendosi quello che gli rimaneva da vivere. Fu una sorta di pensione più che meritata. Francesco Melzi era l'apprendista preferito di Leonardo. Si racconta che l'artista sia morto tra le sue braccia e che gli lasciò in eredità tutti i suoi manoscritti. Durante il soggiorno a Cloux, Leonardo lavorò ancora alla Gioconda e a pochi altri dipinti. Tuttavia, non smise mai di scrivere le sue annotazioni, che furono raccolte e accuratamente conservate dal giovane e diligente Melzi. Le sue condizioni di salute peggiorarono sempre di più e il 2 maggio del 1519 Leonardo si spense definitivamente. Leonardo era sicuramente un uomo straordinario. Una personalità fuori dal comune. Per tutta la vita non inseguì né ricchezza né fama, ma la perfezione delle sue opere. Credo che Leonardo da Vinci dimostri compiutamente di che cosa sia capace l'uomo. Non si lasciò mai abbattere dagli ostacoli e cercò sempre di migliorarsi, raggiungendo risultati straordinari. La sua capacità di precorrere i tempi è una delle cose che, più di ogni altra, ha contribuito a rendere la sua fama immortale. Ricostruire la sua vita attraverso le sue opere e i suoi scritti è come dare forma a un mosaico particolarmente complesso.
Leonardo si cimentò in campi molto differenti. La sua sete di conoscenza era inesauribile. Leonardo si impegnò a fondo nello studio della natura e affrontò ogni disciplina con interesse scientifico. Il grande talento fece emergere Leonardo da Vinci dall'anonimato e lo condusse alle corti più prestigiose del Rinascimento. Le sue opere d'arte, i suoi studi scientifici e ingegneristici sono la testimonianza di un'incredibile versatilità. La costante ricerca della perfezione ha portato Leonardo ad essere il simbolo assoluto del genio umano.